giornata a tutti innanzitutto. Faccio una partita insieme a voi a Illusion Island Nintendo Switch, che come abbiamo visto ho fatto la VidoTP Collection l'altro giorno. L'ho preso per istinto, l'ho preso perché è un titolo Disney e sempre garanzia di qualità, l'ho preso perché sono l'avventura di Topolino, platform 2D, questo mi bastava, ma del resto non so niente assolutamente. Ho visto coppia fisica che purtroppo qua c'è Donkey Kong, l'ho tolto per... Purtroppo sono sempre più vuote, ma purtroppo il destino di quelle coppie fisiche qua probabilmente è quello di dissolversi nel nulla se andiamo avanti così, tra Game Pass e quelle cose lì che influiscono anche notevolmente alla scomparsa del fisico qua, mi dispiacerà moltissimo. Ma dopo questa breve parentesi andiamo a vedere il gioco. Sarà un prologo lungo, immagino, però ce lo godiamo un attimo, ce lo godiamo un attimo. Andiamo a impostazioni di gioco. Va bene, lasciamo così. Titolo completamente anche nel doppiaggio in italiano, quindi molto bene. Si può giocare in 4, va benissimo. Io sono da solo e ovviamente giocherò da solo. Scelta del personaggio da utilizzare principale, usare Pippo perché sì. Cuori per un'esperienza rilassante, per un'esperienza meno impegnativa, per un'esperienza equilibrata, per una sfida più impegnativa. Ma facciamo una sfida equilibrata all'inizio, va? Va bene? Tasto più. E partiamo con questa avventura. Non so cosa mi aspetta e io spero che sia un titolo fatto col vecchio stile 2D. Non sto parlando quanto dell'aspetto grafico, ma proprio come puro e netto funzionamento. Questo mi basta. Ok, premo il pulsante, vediamo la storia. Un attimo. Siamo un cartone animato. Vedo già che stilosamente è bellissimo. Eccoci qua. Il posto perfetto per un picnic su un'isola. Forse ho letto male la mappa. No, il posto è questo. Lavorino! Minnie! Trasmitterina, sono felice di vederti! Anche io sono felice di vederti! Ho ricevuto la tua mappa! Aspetta, cosa? Non ho spedito io la mappa! Non ci sono le coordinate! Né una quadratura personalizzata! Maverino! Non direi! I miei amici sono qui. Occhio, per fortuna mi avete spedito la mappa. Non avrei mai trovato il posto. Non è sul mio GPS. Il mio Pippo segnalatore. Simpatico. Un attimo, abbiamo ricevuto tutti una mappa, ma nessuno di noi le ha spedite. È così strano. Sì, potevamo venire con un'auto sola. Caspita, dobbiamo capire cosa è successo. Chi ha mandato inviti a Topolino e Company? Sente questo suono. Sembra come un magico tintinnio. Questo suono è insolito per un'isola. Andiamo a vedere. Allora, quel suono tremolante proviene da quella parte. Sembra di vivere il cartone animato. Mi piace molto, devo dire, all'inizio, come sensazione iniziale, lo stile adottato che richiama sia gli arbori da Walt Disney e sembra di vivere sia il cartone che il fumetto, e questo mi sta piacendo molto, quindi non era neanche un dubbio da parte mia la qualità grafica di questo titolo da parte della Walt Disney. Non resta che verificarne la giocabilità.
Poi adesso non so, magari mi dite voi, potrei farci anche una serie e giocarla in compagnia insieme a voi. Però adesso c'ho anche Donkey Kong, è un casino, poi non riesco mai a mantenere le cose, no? Se ho troppe cose, quindi. Però pian piano si potrebbe anche fare. Andiamo a vedere però. La stessa parte in cui puntano quello sospetto insieme a picnic. Ok, esatto. Quindi siamo ancora in tempo per il picnic. Sì, se tutto fila liscio. E se vi l'ha storto, seguitemi. Simpatico. Aspetta, se fila storto. Vabbè. È molto. Allora, procedi e ispeziona la zona. Allora, posso saltare e basta per il momento. Ok. Premi per saltare, vabbè. Fino lì ci ero arrivato, grazie. Checkpoint. Ok. Premo per saltare. Tieni premuto per saltare, vabbè. Aspetta che abbasso un attimo, intanto che... Checkpoint di nuovo. Facciamo un checkpoint ogni due nemici. Non posso fare altre azioni per il momento. Quindi mi limito a evitarli. Cosa sono questi? Sicuramente sono da saltare di sopra. Ok. Classico. Sembra di vivere il cartone, giocare al cartone animato essendo tu il protagonista. Questo è bello che è. Quindi andiamo avanti, sembra abbastanza lineare per adesso la strada. Altro checkpoint, oh, molti checkpoint. Ok, questi cosa fanno? Niente, mi limito a evitarli. Guarda che bello che è, veramente delizioso. Quel suono proviene da dietro il cespuglio. Diamo un'occhiata, ok. Diamo un'occhiata. Un inganno. Perino si incazza di sicuro, eh sì, infatti. Paperino. È vero, ma non volete essere degli eroi per una volta? Se gli altri hanno bisogno di noi, dobbiamo aiutarli. E se questo ci rende degli eroi, allora diventiamo eroi. Ragione 4897 per amarti, Minnie. Ehi, di che vi sbigliamo? Dici di cosa hai bisogno, Toku. Faremo tutto il possibile per aiutare. Grazie al cielo. 4897, non so se è un riferimento a dove sono arrivati quei volumi o non ne ho idea, perché in genere ospita tre tomi della conoscenza. Sono potenti libri magici con tutto il sapere delle nostre terre. Bene, finché quei libri sono al loro posto nello scaffale, regna la prosperità per il popolo di Mono. Un attimo, i libri sono spariti. Sì, lo so. Che succede se i libri non sono nello scaffale? Una
grande calamità si abbatterà sul nostro mondo e la distruggerà. Ovvio. Caspiterina, che cosa è successo ai Tomi? Dei perfidi ladri di tre biomi di Moloch li hanno rubati con l'intento di sfruttarne la magia per portare avanti i loro desideri a scapito del mondo. Abbiamo provato a impedire che prendessero i libri, ma... Eravate troppo piccoli e deboli. Volevo solo dire che abbiamo fallito, ma sì, sì, eravamo deboli. Diretto Pluto. E piccoli, sì, tutte e due le cose. Noi siamo piccoli e deboli, contenti? Tutto è che ci serve aiuto da eroi stranieri. E voi quattro, beh, le vostre gesta sono famosi. La vostra audacia è leggendaria e semplicemente siete ciò di cui abbiamo bisogno, di cui il nostro mondo ha bisogno. Che cosa ne dite? Senz'altro. Ma certo. Vuoi scommetterci? Paperino se ne va. Solito scorbutico. Noi possiamo ricompensarvi. Ecco. Ora cambia già idea. Lo faremo, Toku. Oh, splendido. Dovrete recarvi nei tre biomi di Moloch per recuperare i tomi della conoscenza. Ok. Guardia, perché non sarà facile. I ladri non vi daranno di buon grado i libri, però io vi insegnerò delle parole magiche che vi aiuteranno. Le parole sono le armi più potenti. È giusto. Le armi, dice. Creano una sequenza che intrappolerà i ladri. Sono meglio di un cannone e dopo non c'è da riordinare. È una sorta di incantesimo? Sì! Pronunciate queste parole. Ibidi! 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 Sono parole ancora da definire o sono proprio queste? Possiamo usare l'incantesimo su chiunque? No, solo sui ladri. È arbitrario in modo un po' sospetto. Sì, così è la vita. Ok, quindi noi dobbiamo solo trovare i ladri e usare le parole per intrappolarli. Sì, ma funzionerà solo se loro sono confusi. Ci sono decisamente tante regole. Questa è la natura della magia. Oh, avrei una domanda. Dov'è il picnic? No, quello era uno stratagemma. Che cosa? Oh, beh, sì, insomma, una gabola, un raggiro, un inganno. Oh, ci sono i panini? No, non ci sono. Tutto ok, glielo spieghiamo noi. Sta tranquillo, Toku. Non ti deluderemo. Oh, grazie. A tutti voi. Toku, dove possiamo trovare i tomi? Non ho la posizione esatta. Però crediamo che ogni ladro si nasconda in una parte diversa di Moloch. Vi consiglio di iniziare da Terrarium Fauna Pavonia, nel bioma dell'Ovest. Uno dei tomi è stato visto lì per l'ultima volta. Ho inserito la posizione nei dispositivi mobili di comunicazione. Consultate la Toku App. Grazie, Toku. Andiamo, amici. Troviamo il primo tomo e diventiamo... Ok, adesso cominciamo. Prologo lungo, ma... penso doveroso. Poi sempre ricordare un cartone animato, quindi perché ci serve aiuto? Penso sia molto piacevole. Dobbiamo attraversare i terreni dimenticati che si trovano all'altro lato di questo di Rook. Un gran bel salto. Posso farcela, state a guardare e non ce la fa. Ovviamente, stai bene. Pippo. Esploriamo l'isola e troviamo qualcosa per superare il dirupo. Ok, se non altro sarà un'avventura. Alcuni luoghi non sono ancora raggiungibili. Ok, ma è strutturato volgarmente, come dicono troppo spesso, in maniera impropria. Metroidvania, praticamente tutto oggi è Metroidvania. Per lo stile, i livelli, per il level design, quindi devo recuperare checkpoint, recuperare oggetti per sbloccare passaggi. Ok, utilizza i glint per aumentare i cuori massimi e sbloccare ricompense nella galleria, va bene. Quindi devo andare a cercare un modo per passare
Sono di qua? Ma qua all'inizio, ok, c'è lui. Gli dice, no, basta, abbiamo già parlato abbastanza con lui, ma posso entrare qua? Posso. Caspita, ancora non avete. No, non ho ancora trovato nulla, no, caro amico mio. Quindi parte la. Fammi vedere. Qua c'è la mappa. Qua c'è la mappa. Filtri, cassette postali, pozze curative, bigliotti e biglietti, topi nascosti, cimeli, ok, mi indica tutto. Qua mi indica. Ok. Chiudiamo la mappa e andiamo a vedere com'è il gioco vero e proprio. Sono curioso di vedere se prendo qualche abilità anche per i nemici e tutto, quindi inizio. Dobbiamo visitare la mappa per trovare un modo per fare quel salto lì, che c'è point molto frequenti checkpoint. Di sotto c'è, che c'è, alcuni luoghi non sono ancora raggiungibili. Interessante, qua mi serve un salto per giù di sotto, quei cosi qui. Posso arrampicarmi qua? No, davvero? Sembra di no. Al momento, vabbè, ci saranno abilità che sbloccheranno per poter prendere oggetti o per poter avanzare nella mappa. Stile Metroid, c'è poco da fare. Alcuni luoghi, vabbè, l'abbiamo già visto. Andiamo avanti. Ok, questo perché è qua? Posso salire di qua di nuovo, ok. Qua non riesco. Cosa c'è lì sotto? Non lo so, ma tutti i luoghi irraggiungibili al momento per me. Graficamente è bellissimo, lo stile, ripeto, mi piace tantissimo. Altro checkpoint. Chi c'è qua? Salve. Salve, scusate, mi arrivo subito. Chi è questo? Oh, ogni tanto mentre armeggio mi perdo nel mio mondo. Posso aiutarvi in qualche modo? Stiamo cercando di raggiungere Pavonia. Sai se c'è un modo? Certo che sì, ho proprio gli attrezzi che fanno a caso vostro. Grazie, grandioso. A che serve una strabiliante officina se non aiutare chi ha bisogno? Va bene. Oh sì, questi andranno benone. Che c'è? Vediamo un po', per il mio nuovo amico delle orecchie singolari, un jetpack a corto raggio nuovo di Zek. Un jetpack, questo mi permetterà un rombo nel mio zompo, ok. Per la signorina, tutto un fiocco, un'elegante opera di origami, loro palino di carta gigante, ok, lo adoro. Per te... è meglio una camicia, sì, ok. Per te un peperoncino piccante per un decollo infuocato, sì. Sì, boh, e devo solo mettere il peperoncino. Perdonatemi questa volgarità su un titolo da Walt Disney. Questo peperoncino propellente, non commestibile, vedi? Vedi? Vedi che avevo ragione. E per me, oh sì, il marinaretto, per te c'è un attimino. Ti hai dimenticato di me, vero? Niente affatto. Simpatico. Qui, ecco qui, un rozzo raffazzonato razzo da svolazzo. Ma i razzi alla fine non saltano in aria? Adesso godetevi tutte le mie invenzioni. Dovrebbero aiutarvi a attraversare le insidiose terre di... Ok, grazie per l'aiuto. Chiamatemi. Grazie, Mazzi. Prego, fate un buon viaggio, amici. Amici, ok. Quindi adesso teoricamente dovrei tornare indietro perché... beh, è stato davvero gentile. Puoi dirlo forte, ora dritti fino a Pavonia, cerchiamo Terraria Town. Ok. E comunque non mi ha detto se il razzo esplode o no. Ok. Ecco. Ho abilitato l'abilità tipo un doppio salto, vedete? E fa quella cosa qua. Quindi adesso devo tornare indietro.
Non ho ancora visto nemici. Ero curioso di vedere. Quindi adesso posso recuperare anche quei oggetti lì. Potevo recuperare. No, non potevo prima. Senza quell'abilità qua. Ok. Ok. Va bene. Che è successo? Ora che sappiamo saltare ancora più in alto, lontano, torniamo al dirupo. Qualcuno si ricorda dove era? Apriamo, qua ti fa vedere la mappa, ok. Quella freccia punta senz'altro nella nostra posizione. Ok. E lì è dove dobbiamo andare. Sì, ci mostra dove dobbiamo andare. Perché non ce ne andiamo a casa? Perché abbiamo promesso di dare una mano. Ok. Ok. Quindi torniamo al dirupo. Checkpoint sono molto molto frequenti. Allora, fino adesso niente di, sembra un titolo proprio studiato per bambini più che altro per adesso, e poi magari mi sbaglio, era forse meglio settarlo al massimo livello di difficoltà. Quindi questo era il dirupo, lo saltiamo, abbiamo attraversato il dirupo, quindi adesso dove dobbiamo andare? Non si fa vedere ancora niente. Trova il sentiero per salire a Terraria Town. Ok. Vabbè, non ci indica. Proseguiamo. Da qua. Terreni dimenticati. Altro checkpoint frequentissimi. Che non è un male, a dire la verità, perché... Ecco le creature, ma io non ho... O sblocca le abilità dopo, spero, o non vorrei che sia un semplice puro platform da saltare e basta. Questo radici profonde, biblioteca, torno indietro, quindi non andiamo di qua. Questo sarebbe un peccato secondo me, non, ma è ancora presto per dirlo se è così. Per adesso è così, quindi devo solo saltare i nemici. Aia, ho sbagliato il salto. È possibile qui posso nuotare in qualche modo giù? Sembra di no. Non fa altro. Molto grazioso ed elegante, graficamente bellissimo. Qui altra insegna. Va bene, radici profonde. Sopra non posso andare, quindi sono obbligato a proseguire per di qua. Non c'è altra via. C'è una strada che va sotto qua. Ok. Ho ricevuto un bigliotto, devo collezionare quelle robe qua. Ok. E basta. Traguardo raggiunto, va bene. Devi averli tutti, vabbè, dopo queste qua. Sono cose che ci guarderemo più. Quindi vabbè, di qua non posso più andare da nessuna parte. No, no, devo tornare indietro per vedere. Volevo vedere qualche, se c'è qualche altro nemico o qualcos'altro. Io continuo ad andare di qua per il momento. Mi è proprio strutturato la Metroid, una grande gigantesca mappa, più mappe. Non me l'aspettavo, sinceramente, mi aspettavo più proprio uno stile. Missione completata. Sempre più su, trovo un modo per salire più in alto, va bene. Ma c'è un checkpoint. Quindi dovrò sbloccare un'altra abilità. Qui mi dice che non posso proseguire. Quindi noi proseguiamo sempre
per di qua. Sì, fino adesso si limita. C'è una chiave. Ci sono porte sparse per tutta Monat. Va bene. Ho preso una chiave. Sopra non posso andare ancora. È grande la mappa però, eh. Sembra che si stia ingrandendo sempre di più. Prendiamo tutti quegli oggetti qui. Qui però o vado giù di qua o vado di là. Devo andare giù prima che vedo nemici. I nemici sono sempre quelli per adesso. È bloccato però di là. Prendo solo quei tre lì. Quindi niente qua. Ok, un cuore. Mi ridà il cuore, va bene. E c'è un'altra chiave. Ok, l'ho vista. Sono quelle creature qua. Ok, però sono sempre al momento solo da saltare. Queste non ci arriva. Da qua però. Da qua sì. Ok. Voglio prendere la chiave e per prendere la chiave adesso devo rifare il giro di là. Va bene, titolo interessante, ma spero veramente, spero vivamente che non sia tutto così, nel senso che i nemici non siano solamente da evitare, che non posso attaccarli, perché se poi dove sto andando, chi lo sa, sto andando più in alto, quindi dovrebbe essere bene. Altra chiave, ok, prendiamo chiavi. Aia, è una pianta questa qua, fanculo. Quindi devo andarmene prestamente. Ok, ho preso un'altra chiave. Qui non c'è niente. No. Allora, qui prendiamo anche quei tre cosi qua e vai. Ok, quindi posso andare in là da qua. Sì, i nemici per adesso ci sono sempre solo questi. Checkpoint sono, no, sono volato giù, sono tornato dove ero. In questo checkpoint mi sa che l'avevo già attivato. No, non sono mai stato qua. Non c'era qua quella pianta qua. Eh no, qua ho fatto il giro strano. Mi sa proprio di sì. Mi ridà il cuore, dai. Proviamo ad andare. Voglio andare a vedere di qua. Che mi segna. Non voglio farlo durare tanto adesso, però. Era per capirlo meglio. Ecco, di qua c'ho le chiavi. Ah, ecco, le tre chiavi mi sbloccano. Ok, che infatti la mappa mi indicava che. Andiamo a vedere se cambia qualcosa. Radici profonde. Per adesso ci sono solo ancora qui. Quelle piante qua. Qua è bloccato, non posso andare. Miniera terreni incolti. Qui al momento. Ma c'è solo questi. Volevo vedere se
Magari presto per vederlo, se mi sblocca un'abilità che posso attaccare o posso fare qua per risalire, ok. Non c'è niente. Eh sì, ovvio. Un trucchettino. Ok, quindi c'è anche aree segrete, tanto di aree segrete e tutto. Va bene. Quella sotto. Ma vaffanculo sto piante che non mi viene mai in mente. Checkpoint. Andare nella miniera. Dove sto andando? Sempre più in basso, vai via te. Vabbè, farlo con un livello difficile con un solo cuore, allora devi starci un attimo all'occhio e diventerebbe interessante. Qui muoio, no, era per non delle spine, ok. Quindi come funziona? Mi fa ripartire giustamente dal checkpoint qua. Con tutti i cuori però. Ok, no, magari c'era qualche passaggio strano, no? Posso andare su qua, sì. Per prendere queste tre, vabbè. Qua niente. Strada anche di qua. Pozza curativa. Di che cosa si tratta? Fermati. E cosa mi ha detto? Vabbè, qua. Pozze curative sparse in tutto il mondo, vabbè qua. Sono le fontane delle fatine di Zelda. Va bene. Per ripristinare tutti i cuori, va bene. Però adesso interrompo. No, il gioco ti prende perché. Però checkpoint. Però così mi pare un po' banalotto se fosse tutto strutturato così. Quello che non vorrei. Sto tornando indietro. No. Miniera. Volevo vedere com'era sto miniera, ma. Oh, è gigantesco comunque il mondo, eh. Ho già 117 di quei cosi qua che. Attenzione al fiore. Qua c'ho una chiave. Andare alla miniera, ma non ho, e quindi sono venuto fino qua per fare niente, perché non ne ho le chiavi io adesso, né? Checkpoint. Vabbè, miniera, e qua posso andare ancora, fammi vedere, ma non ne ho chiavi, né? Appunto. Sta durando tanto, ma era per capire, no, come funzionava, ma. Ovviamente non ho. Non ho ovviamente le chiavi. E spero che si trovino andando giù da qua, perché altrimenti devo fare. Devo tornare indietro. Sarebbe molto noioso. Solo per vedere cosa c'è. Velocemente. Se prosegue la mappa o. Fiore, pianta, vabbè. Prendiamo anche questi. Ho preso una ricompensa, va bene. Sopra c'è una chiave, quindi presumo che in quell'area qua ci siano tutte le chiavi per poter sbloccare il passaggio alla miniera. Infatti prosegue. Checkpoint. Cuore. Io volevo arrivare alla miniera, ma ero curioso di vedere. Ok, qua risalgo.
checkpoint di là. Di là niente. Non posso andarci al momento. Interessante anche che ogni volta che ripassi dal checkpoint, giustamente. Due nemici, attenzione. E mi sembra molto molto elementare, se almeno qua all'inizio, poi spero che cambi drasticamente qualcosa, da renderlo un po' più nocchio. Allora, di là c'è solo questi, prendiamoli, tanto già che ci sono. Questo è un altro, altri tre checkpoint, quindi proseguo da qua, ma su di c'è un'altra chiave. Tre ne servivano, vero? E quella pianta qua dovrebbe crearmi problemi, veramente, ti credi? Due chiavi. Poi c'è sempre il checkpoint interessante, quella cosa qua. Sotto non sono andato. E anche sopra in realtà. Ci vado da adesso. Solo per prendere questi, sì. Cuore. Manco mi serve. Chiave, l'altra chiave di sotto. Sì, quei giochi da giocarsi con calma. No? Altra chiave, adesso le ho tutte e tre. Quindi c'è un passaggio qua che mi consentirà. Dove sono? Dov'è la miniera? Non vedo dov'è la miniera. Qui ci sono tutti i checkpoint. Qua è radici profonde. Non vedo dove sia un'altra miniera. Ma... qui c'è. Vabbè. Seguiamo la strada, no? Qua non posso prenderli. Non ci arrivo. Ora vado di qua. Altro checkpoint. E mi ritrovo alla... sono alla miniera qua, vero? Sì. Apriamo. E sono arrivato alla miniera, ma era segnata la miniera. Era segnata, non l'ho vista io. Checkpoint e prosegue. Prosegue, ma... niente, mi fermo, se no mi viene troppo lunga come primo episodio al checkpoint. Massimo, fate sapere se vi interessa, che magari lo porto avanti in compagnia, però... allora, graficamente mi sembra eccezionale, delizioso, come vivere il cartone animato da protagonista, cartone animato in vecchio stile Walt Disney, sembra sia di giocare di guardare un cartone che di sfogliare un fumetto, ma come tu da protagonista. Mi sembra molto debole sotto il punto di vista del gameplay fino a questo momento, non so come si evolve. Che è limite. Poi è strana anche la scelta di un level design alla Metroid, molto molto, non me l'aspettavo, però quello ci sta. Ma spero che si faccia più interessante a livello di nemici e possibilità che posso attaccare i nemici, più, perché se fosse strutturato tutto così, però è troppo presto per me, ho troppe poche informazioni al riguardo, non ho guardato niente prima per poterlo valutare accuratamente, ma il prodotto tipico della Walt Disney è piacevole, soprattutto da vedere, è uno spettacolo. Fatemi sapere cosa ne pensate, è stato un piacere, alla prossima, ciao!